Filosofo, ministro, assessore, queste le tre attività principali che hanno caratterizzato l'esistenza di Giovanni Gentile, personaggio cardine per quanto riguarda la storia italiana, è vissuto a cavallo tra fine 800 e inizio 900. Il giornalista e studioso abruzzese Vito De Luca pubblica per conto di Solfanelli un volume che si focalizza sul linguaggio politico di Gentile, al di là di destra e sinistra, proprio come recita il sottotitolo del testo. È uno studio sul linguaggio politico di Giovanni Gentile, in cui si tenta di dimostrare la tesi che Gentile, anche da un punto di vista del linguaggio, è un linguaggio antifascista. Perché dico questo? Perché se, diciamo così, nel canone, diciamo così, approvato, riconosciuto dagli studiosi del linguaggio politico del fascismo, il linguaggio di Mussolini è un linguaggio ternario, per esempio, quello di Gentile è un linguaggio piano, un linguaggio che spiega, è un linguaggio argomentativo tipico proprio del filosofo. È certamente anche un libro che esce fuori dall'iconografia che noi abbiamo di Gentile, perché parla dei primi anni del secolo, quindi dal 900 al 1924, dove Gentile molto si è impegnato all'interno del Consiglio Comunale come assessore e come consigliere, e quindi una figura totalmente nuova e inedita di quella che è stata l'attività politica di Gentile. Considerando l'operato di Gentile in Campidoglio, non si poteva scegliere location migliore per presentare il libro a Roma. Trova il tempo e la voglia e la passione per fare l'amministratore di Roma Capitale, proprio probabilmente per questo motivo, perché sentendo la responsabilità di un'Italia che doveva ovviamente fare perno anche sulla sua capitale. Quindi è un messaggio, diciamo, un percorso, è una biografia che dovrebbe essere maggiormente conosciuta, che dovrebbe superare quelle che sono le lenti ideologiche delle ideologie appunto del secolo scorso e rimanere come una figura importante di italiano e di pensatore dello secolo scorso, ma il cui pensiero è ancora molto attuale. Una mente brillante, un uomo saggio e con le idee precise in termini di programmazione, indagare sul pensiero di Gentile permette di conoscere aspetti sempre nuovi e curiosi.